Ah, Shadow, sei riuscito ad aiutare Ursa Luna? Oh, bene bene, grazie. Ma che ci fai da queste parti? Come sei arrivato qui? Non mi dire che l'odore di quei mochi di patate lo ha guidato fino a me. Caperrucola che fiuto, si vede proprio che Ursa Luna discende dai Pokémon a cui il Sommo Sinnoh ha conferito poteri speciali. Comunque, ora pare che il mondo voglia punirmi. Un Pokémon mi inseguiva e mentre scappavo mi sono presa una storta. Ah, alla buon'ora. Se la memoria non mi inganna, tu sei Maru, giusto? Sì, signora Genaria. Io, ecco, ti devo delle scuse, mia cara. Credevo fossi solo una screanzata del Team Diamante e ti ho mancato di rispetto. Imperdonabile, davvero imperdonabile. Ma io... Non hai nessuna colpa della collera di Lilligant e nemmeno dello stato in cui versava Ursa Luna. Piuttosto hai cercato di aiutarli. Tuttavia non mi sono nemmeno presa il disturbo di ascoltarti. Mi vergogno di essere tanto vecchia eppure ancora così insensata. Beh, in realtà è anche colpa mia. Mi sarei dovuta spiegare meglio. Avrei dovuto dirti che Ursa Luna era impazzito dopo essersi avvicinato a Lilligant in preda alla collera. È stata tutta colpa del suo profumo. Adesso si spiega la misteriosa polvere che aveva addosso Ursa Luna. Sarà stata opera di Lilligant. Detto ciò, che è successo alla caviglia? Cercavo materiali per una sfera, Zen, ma sono scivolate e mi sono presa una brutta storta. Ero andata al villaggio Giubilo per chiedere al Team Galassia di aiutarmi con Ursa Luna. E visto che c'ero, anche per imparare qualcuno dei vostri trucchetti per creare strumenti. Il professor Laven mi ha parlato delle sfere Zen, così ho pensato di raccogliere il cibo che piace a Lilligant per fabbricarne qualcuna. Tutti quegli aggeggi che usa il Team Galassia sono una meraviglia. Ci sono un sacco di cose che vorrei imparare. Una ragione in più per sistemare subito le cose! Leader Damon, che pensavi di fare occupandoti di questa storia da sola? Cos'è? Sono davvero così inaffidabile? Beh, non hai tutti i torti. Chi si fiderebbe di un leader che non ha mai visto il Sommo Sinnoh? Lo stesso leader che non è nemmeno riuscito a intuire che Lilligant aveva qualcosa che non va. Ehi, Shadow, porterò all'arena della ribalta le sfere Zen create da Maru. Ci vediamo lì. Non c'è di che preoccuparsi. Shadow placherà Lilligant e tutto volgerà al meglio. Shadow, è ora di recarsi all'arena della ribalta, il sito regale di Lilligant. Penseremo io e il mio Bibarel a trasportare Maru. Benvenuti miei ombre in un nuovo episodio su Leggende Pokémon Arceus. Quello che avete appena visto non è nient'altro che un piccolo estratto di una mia live di qualche giorno fa, perché purtroppo mentre stavo facendo attività secondarie mi sono imbattuto in Maru e per sbaglio ho interagito con lei, avviando quindi il filmato e non potendolo più annullare né caricare il file di salvataggio precedente, ho dovuto fare questo piccolo montaggio dove tra l'altro mi sono anche dovuto ridoppiare perché praticamente durante la live non avevo letto assolutamente nulla di tutto quel dialogo che avete appena visto. In ogni caso, credo che la situazione sia ben chiara. Se non fosse così, c'è sempre il box dei commenti qua sotto. Per riassumere, Maru voleva fare la fenomena, era partita da sola, voleva farmarsi i materiali per costruire le sfere Zen e placare Lilligant, ma a quanto pare si è presa una bella storta e quindi era rimasta qua, sola soletta. Ma per fortuna siamo arrivati noi. E l'abbiamo salvata, adesso si sta occupando di lei, come si chiama, già non mi ricordo più, Genaria o Genaria, in realtà non so bene quale sia la corretta pronuncia, visto che non ho mai sentito questo nome. Detto questo, cos'altro abbiamo fatto nell'altro episodio? Beh, Ursa Luna. E come si fa, teoricamente, per trovare nella maniera corretta Maru, senza girovagare così a caso, bisognava utilizzare proprio Ursa Luna, perché era in grado di individuarla. Infatti, quando state per avvicinarvi ad un personaggio che serve per la missione, anziché fare queste onde verdi, gialle, arancioni, quello che è, le colora di azzurro. Quindi, quando vi stavate avvicinando qua, ecco queste linee erano azzurre. Per cui tenetelo a mente perché non serve solamente per questa missione qui, ma anche per altre cose. Poi, a parte questo, vabbè. Tante novità per quanto riguarda il mio team, ragazzi, ho farmato un sacco. Sono a rango 4 di stelle, ma in realtà sono anche già al 5, devo solamente andare a parlare con Selina. E come vedete, il mio team è un po' diverso, è un po' diverso. Intanto qua abbiamo Clevor. Se avete visto la mia guida di poco fa, che ho pubblicato circa un'oretta fa, saprete che Ursa Luna mi è stato assolutamente utilissimo per trovare l'oggetto per far evolvere Scyther. E poi che altro? Beh, andiamo a vedere qua nella squadra. E beh, il Ponyta lo conoscete già. Ho trovato un Gengar in quegli squarci spazio-temporali, no, distorsione spazio-temporale.
Flotsel Alpha, ah, anche Clevor è Alpha, per dire, e poi gli altri li conoscete, ma qua abbiamo da far evolvere Dartrix. Ve l'ho tenuto apposta così vediamo qual è l'evoluzione finale, e io ancora giuro che non lo so, di questo Pokémon. So solamente che è diversa rispetto al Decidueye classico, quindi vediamo. Ah, un pollo. È un pollo. Beh, comunque dalla sagoma... Diciamo che dalla sagoma un po' avevo intuito il suo aspetto. E onestamente, sapete che vi dico, non mi dispiace. Un po' pollo è però. Vabbè, a parte questo, eccolo qua, Decidueye di Hisui. Mi piace? A me sì, dai. Non mi dispiace, sarei curioso di vedere anche le altre due evoluzioni finali di Cyndaquil e di Oshawott per giudicare quale può essere la migliore. Però questo, ripeto, non mi dispiace, questo Decidueye. Allora, mentre noi torniamo invece alle cose più importanti, eccola qua la missione. Anche Lilligant, la regina delle creste, è stata colpita da uno strano fulmine ed è ora in preda ad una collera funesta. Bisogna indagare per scoprire come placarla. Placa Lilligant, la regina delle creste, all'arena della ribalta, dove ci aspetta, credo, Damon. Dovrebbe esserci anche lui. Penso proprio di sì. Dovrebbe anche aver portato le sfere Zen che aveva iniziato a preparare Maru. Almeno questo più o meno è quello che ricordo. E però dov'è la location? In un'altra zona? No. È sempre qua. Ah! Beh, attiviamola. Perché qua ho un'altra richiesta. Ecco, così meglio, Perfetto. Bello in alto. Allora, campo diamante. Andiamo qui. Sì, siamo un po' più vicini. Di poco, ma un po' più vicini. Allora. Sicuramente per andare veloci è meglio... Weirdir, anche perché fa dei salti clamorosi, potete anche saltare i fiumi, se vi capita provate. Bisogna prenderli bene i salti, però si può fare. Domani arriverà la guida, ve lo anticipo già, spoiler, su come ottenere Ursaluna, e non da cavalcare, ma intendo proprio in squadra, quindi mi raccomando, Quando faccio queste guide così abbastanza brevi escono alle 13 e poi l'episodio in genere alle 14. Così giusto per avere un'idea, E la sera alle 20 siamo sempre in live con Legend Arceus quasi tutti i giorni. E questa sera invece però non lo so. Non lo so, perché in realtà c'è il retro gaming. Comunque mi trovate in live. Eccolo Damon. Eccoti. Vuol dire che sei pronto, giusto? Ma ovviamente... Lilligant rimane splendida anche in preda alla collera. Cerca di non distrarti. Chiedo venia per l'attesa. Ah, eccoli. Di già. La caviglia di Maru è bella e nuova, grazie a uno dei miei unguenti curativi. Genaria, le chiedo scusa per le rogne che abbiamo causato a voi del Team Perla. Tra l'altro, Genaria o Genaria? Non ne ho la più pallida idea, nome mai sentito, come quasi tutti gli altri. E vabbè. Genario, sempre chiamata Genario, ormai continuiamo così, anche se è sbagliato. Vabbè. Maru ha tentato di farsi carico della questione, ma era troppo per lei sola. L'esito non è stato dei migliori, ma riconosco le sue buone intenzioni. Lilligant, la regina delle creste, è come una danzatrice in continuo movimento. Ti consiglio di fissarla con attenzione per anticipare le sue mosse e schivarle. A forza di schivare i suoi attacchi la farai stancare fino a farla abbassare la guardia. A quel punto basta lanciarle contro un Pokémon per farle vedere chi comanda. Conto su di te. Sarà come contro Clevor? O leggermente diverso? Vediamo. Più o meno dovrebbe essere uguale in realtà. Thank you.
Che bella il gigante di Isui. Regina delle creste, wow. Però adesso dobbiamo stare attenti. Non facciamoci ammaliare dalla sua bellezza. Allora, schivare gli attacchi, va bene. E su questo non ci piove. Ah, ok. Oh, non conosco il suo moveset, quindi... Non sto beccando neanche una volta, comunque. Oddio. C'è il fosso. Adesso ne ho, l'ho fatto tre volte addirittura. Quattro. Oh mio Dio. Ah, devo lanciargli un Pokémon. Ho Clevor adesso qui davanti. Lanciamogli lui. Uff. Di cosa andiamo? E Telelama. Potente? Vai. Clevor Alpha, ragazzi, tanta roba, eh. Boom! One shot. Tra l'altro, sì, sono anche a livello piuttosto alto, ma... D'altra parte, farmando incarichi, eccetera, ragazzi, è facilissimo livellare. Livellare e anche prendere Pokémon estremamente più alti di noi di livello, eh. Tanto per dire, ho preso un Onix a livello 50. Vacca vacca. Ho sbagliato. Ha un moveset decisamente molto più variegato rispetto a Clevor. Ma allora, dopo presto. Oddio. Rischio, rischio. Veloce. Oddio. Vai. È decisamente più impegnativo. Ora tirarlo giù, facile. Vai, Clevor, distruggi. Baraboom. Sperazen, 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 ancora, 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 ancora. Forse è meglio andare via. Mi manca poco, eh. Presa. Ci siamo. Lastra Prato da Lilligant. Mi piace questa nuova forma. Grazie davvero, hai salvato sia Lilligant che Maru. Sia Ursaluna che Lilligant sono tornati alla normalità. Sei un grande. Se ripenso allo stato in cui era Lilligant, non la riconoscevo più. Maru, credo che tu debba delle scuse a qualcuno.
non ti affliggere, non ve n'è bisogno. Si sa che i giovani a volte sono avventati e la mancanza di esperienza. Tutte le vite ne incrociano altre per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo. Così riportano le iscrizioni delle rovine Flemma. Si tratta di certo delle parole del Sommo Sinno. Sebbene siano servite le gesta di una certa persona qui presente affinché le comprendessi veramente. Siamo in debito con lei, Genaria. Maru, non farti carico di ogni responsabilità da sola. Far affidamento gli uni sugli altri non dovrebbe essere qualcosa di estraneo per te. In vero non è ciò che facciamo noi capitani coi Pokémon? Ha ragione. Beh, dopo un discorso del genere non posso di certo prendermela con te. Però voglio dirti una cosa, Maru. Hai agito come meglio credevi, lo capisco, ma d'ora in poi non nascondermi più niente. Non ne hai bisogno, vai bene così come sei. Ma allenati a dovere. Caso mai dovesse nuovamente succedere qualcosa a Lilligant, dovrei proteggerla nel modo giusto. Sì. Maru, da ora in poi, che ne diresti di occuparti con me della tutela dell'acquitrino? Informerò Perula o Perula che Ursaluna è stata placata grazie all'aiuto del team Diamante e del team Galassia. Grazie, Shadow. Oggi è stato un giorno memorabile. I tre team hanno unito le forze per il bene comune. È stata un'esperienza alquanto dilettevole per me, ma ora è meglio che vada. Sai, io sono il leader del team Diamante. Noi veneriamo il Sommo Sinno, il padrone del tempo. Il tempo scorre, trasformando la realtà. Per questo non possiamo vivere con la paura dei cambiamenti. Non possiamo fare altro che adeguarci e tentare di migliorare il nostro presente. E qualcosa mi dice che dandovi una mano potrò realizzare questo proposito. Quindi ci rivedremo. Shadow, grazie ancora. Ora voglio parlare un po' con Lilligant. Un Pokémon così gentile e tranquillo come te, da dove veniva tutta quella collera? Ammetto che è stata anche colpa mia, non sono riuscito a proteggerti e ho anche tenuto nascosto la verità. Ci siamo. Ci siamo. Bene. Mi piace un sacco questa nuova forma di Lilligant. A voi piace? Fatemelo sapere qua sotto con un commento, come sempre, mi raccomando. Allora, beh, direi di andare all'uscita, no? Base acquitrino, ma sì. Un altro fascio di luce è svanito nello squarcio spazio-temporale. Ne deduco che hai nuovamente placato l'ira di un Pokémon regale. Non cessi mai di stupirmi. Il motivo per cui i Pokémon regali cadono in preda alla collera rimane un mistero risolto. Tuttavia tu continui a placarli senza alcun timore, a dir poco sbalorditivo. Il tuo intervento potrebbe portare grandi trasformazioni nella storia di Hisui. Un motivo in più per approfondire ulteriormente la nostra amicizia. Alla prossima, mio caro. Ma questo personaggio è strano perché appare troppe volte. Vabbè. Allora. Ho preso qualcosa? Ah sì, decido. Ok, devo andare a parlare con Selina. E andiamo a fare rapporto. A Soruan. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo placato anche Lilligant. Hai trovato Maru seguendo l'inconfondibile aroma dei miei mochi, vero? Non mi sorprende. Un maestro di cucina come me rende delizia pura qualsiasi cosa tocchi. Perfino i mochi di patate. Ricordati dell'immensa fortuna che hai quando li mangerai più tardi. Comunque devi fare rapporto a Soruan, non sbaglio. Su, corri. La reggenza viene prima della panza. Giusto? Non sempre in realtà, però va bene. Che ci dirà questa volta? Bravo, sei stato bravo, bravo, bravo. E poi? Cosa succederà? Mi dicono che è ammansito Lilligant senza problemi. Eccellente. A volte gli eventi portano a lottare con i Pokémon.
ma è un male necessario se vogliamo fare di Isui una terra di pace e armonia. Uno straniero è precipitato su questa terra dal cielo. I Pokémon regali sono divenuti preda di una collera funesta generata da fulmini. E in tutto questo l'elemento comune è quello squarcio spazio-temporale. Non posso fare a meno di pensare che ci sia qualche connessione. Perciò, per chiarire definitivamente la questione, reputo essenziale indagare su quello squarcio. Ah. Indagare sullo squarcio. Bene. Ecco qua, mochi di patate appena sfornati. Wonderful. Assaporare tra amici dei gustosi mochi di patate e fare insieme il punto dei nostri studi sui Pokémon per poi dormire tra due guanciali. Certo che questi mochi di patate ormai mi hanno messo curiosità, mi viene voglia anche a me di ordinarne un po'. Ma non ci sono, vabbè. Ah, cosa chiedere di più alla vita? Ogni giorno mi sembra uguale a quello precedente. Ho la sensazione che le ricerche e la nostra vita qui a Isui non abbiano fatto molti progressi. Ah, a proposito, tieni Shadow. Sento che questa ricetta ti aiuterà a creare qualcosa di interessante. Scoppio sfera. Bene. Don't worry, my dear. Ricorda, la vita prima o poi ti mostra la strada da seguire, l'importante è credere in se stessi. Abbi fiducia e vedrai, un giorno avremo il nostro bel Pokédex tutto completo. Speriamo. Buondì. Shadow, sai la novità? Beh, te la dico io. Lavorerò al salone acconciature. Pensa, potrei sperimentare acconciature che solo la sottoscritta è in grado di ideare. Però non abbandonerò mica il mio ruolo di capitano di Lilligant, eh? In pratica avrò un piede in due stivali. Quindi, dai, fai un salto al salone acconciature quando ti va. Vedrai, ti stupirò tanto da farti rizzare i capelli, in senso buono intendo. Sawa deve essere contenta di aver trovato qualcuno a cui affidare il salone acconciature. Già, sì, signor Soruen. Ecco, a proposito di quella questione di Ursaluna. Maru ora lavora al villaggio Giubilo, pertanto è a tutti gli effetti una dei nostri. Qualunque sia la sua provenienza, è la benvenuta. In quanto a te, Shadow, si va alla spiaggia origine. Seguimi. Spiaggia origine. Da dove siamo partiti, eh? Queste persone sono appena giunte a Isui. D'ora in avanti vivranno con noi al villaggio. Il primo punto d'approdo del Team Galassia è stato qui, alla spiaggia origine. Allo stesso modo, la vostra nuova vita avrà inizio in questo luogo. Gira voce che Isui sia popolata da molti Pokémon selvatici temibili. Io però ho sentito dire che voi del Team Galassia sapete parecchie cose sui Pokémon. Pare che riusciate a sfruttare le loro misteriose capacità per far prosperare il villaggio Giubilo. Esatto, tutto ciò che si dice di noi è in realtà merito del qui presente Shadow, membro della nostra squadra di ricerca. Con la collaborazione di tutti miglioreremo il villaggio Giubilo e la nostra vita a Isui. Signor Soruan, avrà tutto il nostro appoggio. Grazie agli studi sui Pokémon portati avanti dalla scuola di ricerca, abbiamo potuto ampliare l'area che possiamo mantenere sicura. E ciò ci permette anche di accogliere nuovi membri. Devi avere una vera passione per i Pokémon, Shadow, non è così? I Pokémon hanno attaccato i nostri compagni in più occasioni, eppure continuano ad amarli. Mi chiedo se non sia proprio questa la tua qualità di cui la squadra di ricerca ha bisogno. In ogni caso, ricordati che i Pokémon sono creature terrificanti. Che decidiamo di convivere con loro o meno è fondamentale conoscerli a fondo. In quanto direttore del Team Galassia, adotterò ogni mezzo possibile pur di proteggere la gente del villaggio Giubilo. Direttore, posso disturbarla? È arrivata Perula, la reggente del Team Perla.
penso di sapere perché è qui. Shadow, vai e osserva come il villaggio Giubilo si è evoluto grazie alla grande opera della squadra di ricerca. Quando avrai finito, raggiungimi nel mio ufficio, ti aspetto. Ok. Bene. Ci hanno riportati qui. Ci dobbiamo fare a piedi. No, in realtà... In realtà, infatti, no. Nuove missioni, un sacco di missioni. Porca miseria. Allora, vai, sei del Team Galassia. Allora, io direi che è il momento ideale per fermarci, anche perché altrimenti poi partono dialoghi, lo sapete. Dialoghi infiniti, tra l'altro. Però l'ultima cosa che vorrei fare è provare una nuova acconciatura, visto che quelle che c'erano non mi soddisfacevano più di tanto. Vediamo se adesso ne abbiamo qualcuna un po' più carina. No. Riga in mezzo. Vabbè. Non è malvagio questo. Riga di lato. Ondulato, questo c'era già. Treccine c'era già. Ok. Abbiamo qualcosina in più, dai. Forse questo qui è quello... Bah, che mi potrebbe piacere di più. Però... Rimangono neri, eh. Eh sì, neri. Va bene, dai, vada per questo. Ma sì, cambiamo. Vai. Così pelato non è che mi piacesse più di tanto. Pelato no, vabbè. Ho capelli corti, corti. Però era per via della maschera che non si vedeva bene o meglio. Compenetrava. Vuoi l'accessorio di prima? Sì. Nice. Bene. Torna quando vuoi, intanto affilo le forbici e mi esercito un po'. Perfetto. Allora ragazzi, direi che per questo video è tutto. Sì, mi piacciono questi capelli, specialmente dietro. Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando. Spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link e tutti i messaggi li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.